Siamo in uno dei campi di grano che ci sono ad Aquara dopo il rilancio di questo prodotto messo a punto dall'azienda Mulino Aquara Alburni e siamo in compagnia di Barbara Nicoletta, che è la presidente dell'associazione L'Impronta, perché tra pochissimi giorni ritorna la festa della farina e delle eccellenze acquaresi. Come si strutturerà questo evento? Salve a tutti. Allora, niente, Alessandra, la festa verrà strutturata in tre serate, ricche di tanti ospiti, oltre giustamente alla farina e a tutto ciò che concerne la festa della farina. Quindi avremo un sacco di prodotti artigianali, farina oltretutto, e tutta roba insomma fatta a mano, eccellenze acquaresi. Sarà la festa contornata di tanti ospiti. A partire dal 13 avremo lo spettacolo musicale a cura dell'associazione Free Steps, sempre di Aquara, di Giada e Patrizio. Poi ci sarà Domenico Monaco come ospite, poi il sabato invece 14 ci sarà il gruppo Lanternina Folk itinerante e Nadia Casadei, l'orchestra Nadia Casadei, mentre la serata di domenica ci sarà lo spettacolo a cura della scuola di danza Tersicore di Annascola ed a seguire la MGM 101, quindi avremo una grande scelta di ospiti per tutte e tre le serate. Tanta enogastronomia, tanto intrattenimento e poi ci saranno anche dei momenti dedicati alla cultura e all'informazione. Sì, infatti la prima serata si aprirà con un convegno dal chicco al grano, a cura dell'Oxa e di Tutto Alimenti, di cui il presidente Anthony Scorselli, che si è messo a disposizione insomma con noi insieme ai suoi collaboratori dottori che verranno dalla Puglia, da Monopoli, insomma dal Lazio, da tante regioni d'Italia, a parlare appunto di quello che è la filiera del grano. Siamo in uno dei tanti campi di grano di Aquara. Questo prodotto è stato rilanciato e ripiantato sul territorio dall'azienda Mulino Aquara Alburni e noi siamo proprio in compagnia del titolare Franco Martino. Salve, buongiorno. Questo è uno dei campi di grano in agro del comune di Aquara, dove abbiamo come politica aziendale cercato di recuperare i semi antichi. Questo è un campo di grano che il chicco antico si chiama Saragulla. Saragulla e Senatore Cappelle. Abbiamo recuperato circa 32 ettari facendo questa politica aziendale nuova, perché gli aspetti positivi di questo grano ce lo spiegheranno nel convegno che si farà venerdì in apertura di questa festa della farina artigianale ad Aquara il 13 luglio, dove appunto parleremo degli aspetti positivi di questo, del ritorno dei grani antichi. E infatti la festa della farina e delle eccellenze acquaresi ha proprio lo scopo di mettere in luce queste coltivazioni e tutto quello che avviene ad Aquara proprio riguardo al grano, alla filiera corta trasparente tramite cui si arriva al prodotto finito, cioè la farina. Certo, questo è il nostro obiettivo, di cui facciamo farina artigianale che viene macinata con un mulino antico del 1950. Questo è un altro aspetto positivo: al di là del chicco di grano che viene recuperato, quello antico, anche la macinazione è un aspetto interessante, perché il nostro mulino, che è un mulino antico, non brucia il chicco, cioè praticamente non viene raffinata la farina, è ricca di crusca, ricca degli elementi nutritivi appunto di questa farina. Questo è che noi vogliamo rilanciare, l'abbiamo rilanciato, dico, abbastanza bene e stiamo avendo già ottimi risultati. Rinnoviamo l'invito ai nostri telespettatori per la festa della farina e delle eccellenze acquaresi. Sicuramente il 13, 14 e 15 saranno tre serate, credo, piacevolissime dal punto di vista enogastronomico e dal punto di vista artistico. Quindi invito veramente tutti a partecipare a questa ottava edizione della festa della farina artigianale ad Aquara e ci divertiremo tutti, credo. Sindaco di Aquara, nonché direttore della Banca di Credito Cooperativo di Aquara, Antonio Marino. Sindaco, ritorna la festa della farina, fortemente sostenuta sia dal Comune di Aquara sia dalla BCC. Sì, noi siamo contenti che annualmente riusciamo a fare queste iniziative. Dobbiamo ringraziare soprattutto Mulino Alburno, Franco, perché con grande caparbietà porta avanti questa iniziativa, che è un vanto anche per Aquara, cioè tutto ciò che va, come abbiamo sempre detto, tutto ciò che va nella direzione della produzione, di produrre beni più che servizi, è un fatto positivo per la comunità. Il Mulino Alburni ultimamente sta crescendo tantissimo, è percepito sempre più come un ottimo prodotto tra la gente, dappertutto. Io lo vedo in giro anche fuori di Aquara, nell'intera provincia, quindi è un fatto positivo e noi non possiamo che essere contenti di questa cosa.
Acquara è un comune in crescita anche grazie alle imprese. Ma le imprese fanno imprese, guai se non facessero questo. Insomma, noi cerchiamo sempre di sostenerle come abbiamo sempre fatto. E sappiamo benissimo oggi in Italia, purtroppo, è difficile fare impresa. Cioè fare impresa è già un'impresa. Per cui noi ci stiamo vicini, vogliamo come banca anche cerchiamo di abbassare sempre i costi quando è possibile. Siamo unanimemente considerata una delle banche più economiche per tutti, quindi stiamo cercando di fare il nostro lavoro, cerchiamo di farlo anche bene e quindi nella speranza che Acquara, come tutti gli altri paesi d'altronde, crescano. Cioè abbiamo un problema di ritardo nella crescita e vorremmo che questa crescita fosse sempre più sostenuta per il bene di tutti. Carmine Mellone, presidente del Comitato Paralimpico Campania, è un momento di grande festa a Rocca d'Aspide perché si celebra appunto lo sport. Si celebra lo sport e Rocca d'Aspide sta vivendo un'esperienza da ormai 3 anni, è riuscito a vincere il bando nazionale del progetto Sport a Scuola del Comitato Paralimpico, questo è il 3° anno e quindi comunque vanno fatti i complimenti insomma a chi organizza, alle strutture organizzative, alle scuole che collaborano a questo progetto e all'amministrazione comunale che ha lavorato di concerto con tutte le strutture del territorio per fare in modo che questa cosa si realizzasse. Oltre a questo c'è anche l'Educamp del CONI, quindi diciamo che ci sono due momenti aggreganti che stabiliscono l'inclusione e l'integrazione tra ragazzi sia normodotati che ragazzi con disabilità per realizzare l'avvicinamento di queste nuove generazioni al mondo dello sport. Quindi questo è un argomento fondamentale, insomma, che cerca di evitare che questi ragazzi prendano altre strade, perché chi sta vicino allo sport sta vicino a un mondo che è fatto di regole, è fatto di indicazioni precise, è fatto insomma di impegno e quindi magari uno cerca, insomma, impegnandosi nello sport può evitare insomma di prendere strade diverse. Teodoro Cicatelli, preparatore del sitting volley della Campania, un momento di festa a Rocca d'Aspide come dicevamo poc'anzi e la sua presenza è la conferma che c'è grande integrazione nel mondo dello sport. Sì, la presenza del gruppo del sitting volley è proprio sinonimo di integrazione, di inclusione. Un progetto avviato dalla Federazione Campana di Pallavolo che ha visto coinvolti tanti ragazzi con disabilità in uno sport che dà una possibilità di riscatto nella vita. E lo sport, lo sappiamo, è confronto, proprio in questo aiuta a crescere sia i normodotati che i diversamente abili in un insieme, ecco, di festa di sport poi sostanzialmente. Spento già la luce. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. La BCC di Acquara ha un unico obiettivo, fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Rocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campania, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio.
invece colpo capì che era quella una mela. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. La Santa Madre Chiesa ha un nuovo presbitero. Presso la chiesa parrocchiale Sacri Cuori di Gesù e Maria di Fuorigrotta, dove si è appena tenuta una bellissima celebrazione liturgica che ha ordinato come presbitero Don Luigi Rea. Don Luigi, la ricordo da ragazzo e la ritrovo qui padre. Quante emozioni in questo giorno? Certo, le emozioni sono tante, non si possono raccontare né tantomeno esprimere, non bastano parole per ringraziare il Signore, che non si stanca mai ancora oggi di chiamare giovani a servizio suo e del prossimo. L'esperienza è bella, difficile ma bella, e anzi colgo l'occasione per fare anche un annuncio vocazionale. Non abbiate paura di dire il vostro sì. Io inizialmente ne ho avuto anche tanta, però poi la gioia davvero ricompensa i sacrifici, ricompensa gli anni, ricompensa tutto. E ora c'è l'unico desiderio nel cuore, è quello di spendere totalmente la mia vita a servizio di Dio e del prossimo. Padre, durante i suoi anni altavillesi, durante il noviziato, lei è stato responsabile del coro parrocchiale, il suo amore per la musica è notorio. Tant'è vero che oggi per la sua celebrazione il coro interparrocchiale di Altavilla Silentina ha voluto essere qui e onorarla. Quanto affetto? Tantissimo. L'esperienza di Altavilla mi ha segnato tanto, molto. A partire dalle persone che mi hanno dato tanto. E quando poi l'allora rettore, padre Costantino, mi chiese se potevo seguire l'oratorio, quindi un po' la parrocchia, in modo specifico il coro, abbiamo iniziato un'esperienza, eravamo in pochi, ma man mano cresceva sempre di più, fino a quando abbiamo maturato insieme, che era bello elevare ad una sola lode, ad una sola voce, il ringraziamento a Dio Trinità. E vederlo adesso cantare alla messa di ordinazione è stato emozionante, perché davvero più che cantare stasera hanno pregato con il canto. Siamo qui con padre Costantino Liberti, un pensiero per questo ragazzo che è stato il suo primo novizio a diventare sacerdote, quanta emozione e quanta gioia. Certamente ogni sacerdote è sempre un dono di Dio e ogni dono è sempre una gioia, ma poi in modo del tutto particolare quando questa gioia l'hai vista un piccolo seme, poi un piccolo ramoscello e poi oggi sacerdote, un albero sacerdote che deve poi portare frutti sacerdotali, così come diceva il nostro padre fondatore. È una gioia grande, è un veramente partorire un figlio, perché ogni storia è una storia a sé, è una storia fatta di cose belle ma anche cose non belle, e oggi vedere Luigi sacerdote è veramente dire grazie Signore perché hai fatto meraviglie, grazie Signore perché hai scelto questo figlio come un tuo ministro.
Siamo con il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, perché è un momento di grande successo per questo comune che si è confermato primo in Campania per la raccolta differenziata nei comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti. Sì, è un motivo di grandissima soddisfazione, devo dire, vedere il comune di Roccadaspide premiato come primo comune della regione Campania nella sua fascia. È il coronamento di un lavoro che stiamo conducendo da anni, abbiamo iniziato questa attività nel lontano 2006 e la cosa importante è che noi la facciamo con mezzi nostri, con personale proprio, quindi con un'organizzazione di uomini e di mezzi che è interamente in capo al comune di Roccadaspide. Devo dire che con la cooperazione, con la collaborazione, la sensibilità della cittadinanza siamo riusciti a ottenere questo grandissimo risultato che ci vede modello di riferimento nella buona pratica della raccolta differenziata e devo dire che è il modo attraverso cui poi la politica di tutela dell'ambiente, che nella nostra agenda politica è al primissimo posto, viene premiata e viene riconosciuta, perché è giusto che sia così. Noi viviamo in un contesto che è quello del Parco Nazionale, in un'area così bella sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, quindi la tutela e la preservazione dell'ambiente per noi sono un valore assoluto ed importante. Sindaco, lei ha partecipato a una manifestazione che si è tenuta a Roma in cui ha ricevuto proprio un riconoscimento per la raccolta differenziata che si tiene a Roccadaspide. Sì, al Salone degli Eventi di Piazza di Spagna a Roma, organizzata da Lega Ambiente, che negli anni ha svolto un lavoro straordinario su questo specifico tema e che ha portato tanti comuni d'Italia ad attuare queste buone pratiche, a fare quella cosiddetta economia circolare, che è un elemento imprescindibile nella tutela dell'ambiente ma anche nello sviluppo di un sistema economico sostenibile. L'altro giorno, con la presenza anche del ministro Costa, di tantissimi onorevoli della Repubblica Italiana, senatori e deputati e di tanti altri soggetti, a Roma abbiamo avuto questo riconoscimento, insomma veramente un motivo di grande orgoglio per tutta la città di Roccadaspide. E quanta terra caccia ho scarpisato, pete venia a cercare, pete venia a trovare. E quanta scarpe caccia ho consumato, pete venia a cercare, pete venia a trovare. E quanta terra caccia ho scarpisato, pete venia a cercare, pete venia a trovare. E quanta scarpe caccio consumato, pete venia a cercare, pete venia a trovare. Siamo ad Altavilla Silentina presso il convento dei padri vocazionisti, dove da 3 anni va avanti una bellissima iniziativa di fratellanza, unione, carità e divertimento. Stiamo infatti parlando dell'oratorio Unitas e Caritas. È con noi la grande squadra, però vi vogliamo sentire un applauso, forza, c'era tantissima energia prima. Ecco qui una rappresentanza degli animatori e delle nuove leve che quest'anno hanno preso parte a questa bellissima iniziativa. Con noi Antonella Cembalo, coordinatrice dell'oratorio. Cosa sta accadendo qui ad Altavilla Silentina? Che cos'è in pratica l'oratorio? In effetti è un'esperienza educativa che riunisce tutti i bambini del nostro paese, insomma, che in effetti fanno parte i bambini di Borgo Cariglia, di Cerrelli ed Altavilla. Quindi arrivano qui bambine delle varie frazioni del comune di Altavilla Silentina per svolgere quali attività? In effetti si svolgono i giochi, naturalmente, cioè quella è la cosa più favorita, più preferita dei bambini, e poi ci sono attività di laboratorio, di canto, di ballo, di scenografia, insomma, perché poi faremo anche una recita a fine oratorio. Ci sono, dicevo prima, delle nuove leve, questo per garantire la continuità nel tempo. Come si stanno comportando? Benissimo, benissimo. Sono comunque ragazzi, quindi vogliono divertirsi anche loro, però stanno andando bene, insomma. C'è stata comunque una formazione, una sorta di formazione durante l'inverno e continueremo anche l'anno prossimo a formarli e speriamo bene, insomma, anzi che si incrementi sempre di più questa partecipazione.
Torniamo alla formazione, un punto cruciale, perché un oratorio non si improvvisa così dalla sera alla mattina. Voi seguite un programma diocesano? Sì, infatti. Cioè, comunque Padre Arlei quest'anno ha fatto questa formazione insieme a Giuseppe. Giuseppe, il nostro Giuseppe, il novizio, quindi che ci hanno aiutato tanto nella formazione. Ecco, mi sposto un attimo, arrivo qui in questo bellissimo verde Speranza, ecco appunto, partiamo dalla Speranza. Cosa c'è qui? Cosa rappresentano questi simboli? Sulla maglia abbiamo i simboli di tutte e quattro le squadre che riprendono un po' gli elementi, i quattro elementi naturali, terra, aria, acqua e fuoco, e sono anche le quattro squadre che competono all'interno dell'oratorio durante le attività suddivise sia in laboratori formativi ricreativi che nella parte ludico-sportiva, che comprende anche il ballo grazie a Don Cesare. Quest'anno il calcio, pallavolo e basket per i maschietti e le femminucce, e poi abbiamo i laboratori, ripeto, educativi, che si dividono in quattro: teatro, scenografia, musica e costumi, in modo tale che i bambini imparano sia le arti pratiche, un po' a muovere le mani con materiale da riciclo per creare dei vestiti per la recita finale, ma anche muovono un po' le energie cerebrali nello scrivere testi, sia per quanto riguarda la sceneggiatura della recita che i testi delle canzoni. Abbiamo cercato di mettere insieme tutte le energie, sia da parte dei giovani che hanno proposto giochi e attività ludiche in linea al passo con i tempi e sia in linea con l'età dei bambini, ma anche l'esperienza degli adulti che aiutano un po' i piccoli a esprimersi nei vari laboratori. Quanti bimbi ci sono? Attualmente abbiamo 135 iscritti, con almeno 80, quasi 80, oscilliamo 80 animatori a turno nelle varie mansioni, perché la novità di quest'anno è la divisione delle responsabilità anche a livello di animatore, quindi ogni animatore ha il suo campo d'azione, dall'accoglienza all'infermeria, al punto ristoro, ai capi squadra e agli animatori di squadra, agli animatori di gioco, agli animatori di ogni laboratorio, in modo tale che il gruppo animatori sia un corpo che ha le diverse membra, ogni membra fa il suo compito per far funzionare il grande corpo dell'oratorio. E allora, rapidamente, nome? Valerio. Ilaria. Teresa. Alessandro. Alex. Aspettate, mi sposto di qua. Valerio. Torno di qua. Amelia. Maria. E allora un grande applauso a chi con amore e dedizione offre una giornata piena ai ragazzi di Altavilla Silentina. Ciao! All'opera! Non soltanto un momento di aggregazione, è un momento di comunione, perché siamo messi insieme tutta la comunità ecclesiale di Altavilla Silentina, sia il capoluogo, sia Cerrelli, sia Cerrocupo, sia Borgo Cariglia e tutto il resto delle contrade. Quella è una gioia molto felice, perché a parte di stare insieme per condividere la gioia dell'amore e della fede, i ragazzi tramite il gioco e il divertimento possono interrelazionare, capirci meglio, fare amicizia, ma soprattutto stare insieme. Tramite il laboratorio loro possono capire quali sono le sue capacità per il gioco, le sue capacità per l'arte, le sue capacità per il canto, ma soprattutto le sue capacità per stare insieme divertendosi sanamente. Questo è l'obiettivo dell'oratorio, questo è l'obiettivo del Supergrid, ma soprattutto questo è l'obiettivo di tutte le nostre parrocchie.